Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, finalmente vi propongo un video, un classicone all'interno del mio canale. Sto parlando dei prodotti finiti. Allora, senza perdermi in chiacchiere, partiamo subito. Ho messo tutto qui dentro, molto carino questo sacchetto, non mi ero accorto. Marina militare, sportwear, molto molto carino. Allora, vado così random. In questo video ci sono... c'è qualche prodotto che non mi ha abbastanza convinta e quindi sicuramente non riacquisterò più. Il primo fra tutti è lui. Allora, Fior di Magnolia, questo brand lo trovate da Eurospin, il gel viso detergente che non mi ha fatto assolutamente impazzire. Aspettate, mi metto gli occhiali così vi leggo quello che c'è scritto, che saranno tra l'altro sporchissimi. Comunque, allora, rinfrescante, addolcente per tutti i tipi di pelle, con estratti di cotone, fiordaliso e limone, acido lattico, per una pelle luminosa e perfettamente detersa. A me non è piaciuto per niente, in primis perché mi ha irritata tantissimo, mi ha seccato tantissimo la pelle, ma soprattutto quando io vado ad acquistare questi gel detergenti, di solito spero che strucchino anche un po', soprattutto gli occhi, perché con altri gel detergenti non ho avuto assolutamente problemi per quanto riguarda lo struccaggio degli occhi. Questo non strucca assolutamente niente, nel senso che addirittura lascia anche l'ombretto, è come se scivolasse sulla pelle, e poi comunque mi ha irritato tantissimo. Ovviamente questa è la mia esperienza, sicuramente molti di voi lo hanno già utilizzato e si sono trovati bene. Io no, e quindi non lo riacquisterò più assolutamente. Poi un altro prodotto che invece riacquisterò senz'altro, di Erboristeria, questo prodotto 3 in 1, perché è un balsamo, una maschera e un trattamento nutriente al latte di mandorla e bacche di acai. Sto leggendo proprio, non vedo un tubo, per capelli secchi e sfibrati. Se vi ricordate, io avevo utilizzato anche quello alla fragola, mi pare che fosse alla fragola. Mi ero trovata molto bene, però questo mi piace di più, mi piace la profumazione, mi piace l'effetto che ha sui miei capelli, è molto carino come prodotto perché può essere utilizzato appunto anche come maschera, quindi tenuto su anche più a lungo, e mi piace moltissimo. Allora, è un prodotto per il 97% con ingredienti di origine naturale. E vi stavo dicendo, può essere utilizzato come balsamo, quindi applicato sui capelli bagnati, tenuto su per qualche minuto e risciacquato. Come maschera, dopo lo shampoo, si lascia in posa per 3, 5 minuti, 10 minuti, un po' quanto vi pare, e poi risciacquate. E come trattamento senza risciacquo, cioè si applica sui capelli umidi dopo averli tamponati con l'asciugamano, ed è molto bello l'effetto, soprattutto per chi ha i capelli ricci. Tende a ad ammorbidire il riccio, a definirlo, e ha una profumazione pazzesca, quindi questo lo riacquisto. Poi, ahimè, mi viene da piangere, ho terminato la mia amatissima crema per i ricci. È una delle cose più performanti per i capelli ricci che io abbia mai utilizzato, di Balea, questa crema appunto per la definizione del capello riccio. Lo metto qui. Viene chiamata in italiano, perché sapete che dietro Balea scrive la traduzione, crema modellante per capelli ricci e ondulati, ed è una formulazione arricchita con cheratina, burro di karité e nient'altro. E, purtroppo qui non ho punti vendita DM, quindi non la posso più acquistare, vedrò se riesco a trovarla online. Altrimenti, quando capiterò nei pressi di un DM, che qua al sud credo sia improbabile, farò una scorta che io avevo già fatto prima di venire qui, però l'ho terminata. È un prodotto eccellente perché fa un capello molto ben definito e non appesantisce, non appiccica il capello. Dopo 2 giorni non sembra sporco perché abbiamo messo questa crema, e splendida, però ahimè non la posso più comprare. Poi ho terminato questa crema per il viso della linea Argan di Equilibra.
ed è una crema per il viso nutriente che io ho utilizzato per la notte. 98% di ingredienti di origine naturale, senza parabeni e siliconi, senza petrolati e PEG, senza oli minerali e con acido ialuronico. Però la crema contiene anche olio di argan, che ha un'azione levigante anti-aging, olio di mandorle dolci, che ha un potere elasticizzante ma anche emolliente, burro di karité, che è nutriente, olio di vinaccioli dermoprotettivo, estratto di gardenia addolcente, acido ialuronico idratante e levigante e la vitamina E, che è un antiossidante. Io questa crema l'ho amata, mi sono trovata benissimo, utilizzata appunto la notte, perché essendo una crema nutriente un pochino più corposa, ma non per questo non di facile assorbimento, anzi tutt'altro. E devo dire, eccellente come prodotto, tra l'altro non costa neanche tanto ed è un prodotto che riacquisterò, ma in questo momento ho già delle cremine in uso. Poi andiamo avanti. Allora, ho terminato questo prodotto che in realtà aveva lasciato qui mia cognata, perché lei viene qui e lascia tutta una serie di prodottini che io adoro e li porto a termine. E ho utilizzato appunto, scusate, mi sono girata, è Coffee che fa casino, che vuole buttare giù la porta. Allora, ho utilizzato questo prodotto di Caloderma ed è praticamente l'olio di mandorle dolci, col quale mi sono trovata benissimo, una buonissima profumazione ed è un prodotto perfetto appunto per prevenire le smagliature, per la secchezza della pelle. È un prodotto leggermente untuoso, quindi o lo utilizziamo in emulsione appunto con l'acqua o con un po' di crema idratante per evitare che sia troppo unto poi l'effetto finale. Comunque un prodotto che ho utilizzato la sera, insomma, dopo la doccia serale. Ed è fantastico, a me è piaciuto moltissimo. Io uso spesso l'olio di mandorle dolci, ma cambio sempre marca, ma comunque con questo mi sono trovata benissimo, quindi perché no, lo acquisterei. Poi abbiamo terminato tutti insieme questo bagno doccia cremoso al Neroli. La linea si chiama Cosmetics, questo l'ho preso in un negozio qui che vende un po' di tutto, mi pare che si chiami Smart, qualcosa del genere, dove c'è anche la linea cosmetica e comunque per la cura della persona. Ed è appunto un bagnoschiuma buonissimo alla profumazione di fiori d'arancio, super delicata, veramente molto buona. Ci sono delle altre profumazioni che sicuramente proverò. Poi abbiamo terminato di Mantovani questa igiene intima ipoallergenica all'acqua di rose e avena. Super delicato come detergente, che non irrita e si può utilizzare più e più volte al giorno senza rischiare appunto di danneggiare, diciamo, le parti intime, con pH 4 e 5. Poi terminato lui, che stranamente vi dico che non riacquisterò. Io amavo questo prodotto, ma non so se è stato riformulato, secondo me è diventato acqua fresca, di Niar, che è il brand, diciamo, che trovate da Eurospin, il balsamo al cocco e vaniglia per tutti i tipi di capelli. E non lo so, o sono cambiati i miei capelli che quindi non lo accettano e non lo assorbono come dovrebbero, o è cambiato il prodotto che è diventato molto più leggero. Non ho ritrovato la stessa corposità, non ho ritrovato la stessa efficacia a livello proprio di come si dice, di effetto addolcente, di effetto districante, e quindi non lo riacquisterò. Poi mi viene da piangere, però lo devo riacquistare, sono contenta di averlo portato a termine, mentre prima avevo 3000 mascara, adesso ho praticamente solo lui e l'ho portato a termine, ed è il Paradise Ecstatic di L'Oreal. Questo mascara è sublime, eccezionale, non nelle prime applicazioni, cioè quando è nuovo effettivamente è un po' troppo liquido e quindi sulle mie ciglia, che sono piccole, poco folte, diciamo, non ha questo bell'effetto wow. E però con l'utilizzo diventa un pochino più denso, più cremoso, più strutturato proprio come formula, e mi fa delle ciglia a ventaglio paurose,
con due passaggini, due passate, è eccezionale e quindi lo devo riacquistare assolutamente. Poi ho terminato questa crema mani di Equilibra, che contrariamente alla crema per il viso non mi è piaciuta, ed è la crema mani e unghie con il 40% di aloe vera. Ora, io ho un grosso problema con l'aloe, nel senso che se applico l'aloe sulla pelle, non ho un buon riscontro, nel senso che l'aloe su di me ha un effetto contrario, cioè mi irrita, tende non a idratarmi ma a farmi tirare la pelle, a seccarmela tanto, e la stessa cosa l'ho notata con questa crema sulle mani. Non avevo quel buon effetto nutriente, corposo, idratante che cerco nelle creme mani e quindi penso proprio che non la riacquisterò, malgrado questo prodotto abbia un'ottima formulazione, direi. Poi Manu ha terminato lui, Borotalco Active, senza alcol, si trova benissimo, piace molto anche a me in realtà, ha una buona profumazione e lui si trova molto bene perché è molto molto delicato nella zona delle ascelle, mi ha detto che non l'ha irritato, si è trovato bene, quindi gliel'ho anche già riacquistato. Poi ho terminato questa crema che non mi deve mancare e quindi devo correre ai ripari, la devo riacquistare, di La Roche-Posay Tolerant Sensitive Cream. E questa è una crema idratante, super idratante, sia per la mattina che per la sera, può essere applicata anche qui sulla zona del contorno occhi, specifica per pelli secche, sensibili, reattive, che tendono ad avere, a seccarsi, ad avere prurito. Questa è una crema che mi ha salvata in tantissime occasioni, soprattutto quando ho utilizzato in maniera inconsapevole creme che tendevano appunto a darmi fastidio sul viso. E eccezionale, veramente eccezionale, molto 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 idratante e rinfrescante, si asciuga perfettamente ed è un'ottima base per il viso. Poi due profumi, felicissima. Allora, questo che ho portato a termine io, in realtà questa è un'acqua per il corpo che mi era stata regalata all'interno di un pacchetto da parte di Patrizia, la mia amica mandorle cioccolata, che saluto sempre con affetto, e mi aveva mandato un po' di prodottini di Faberlic e io ho portato a termine in questi mesi questo prodotto che è un'acqua per il corpo alla vaniglia e ai fiori d'arancio che non contiene alcol e che quindi io ho utilizzato come se non ci fosse un domani come profumo per capelli e l'ho amato. Una profumazione buonissima, molto gradevole, secondo me perfetta, diciamo, tutto l'anno. L'ho adorata di Faberlic. Se siete curiose, insomma, contattate Patrizia e chiedete a lei. Questa è un'acqua per il corpo. E poi Manu ne manca ancora poco, 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 però dice che non esce più. Secondo me ne esce ancora. E ha portato a termine. Lui ha amato follemente questo profumo, che è un profumo di Ulrich de Varenne. E che io acquistai al Tigotà perché qui in realtà da Acquesapone non ho trovato questo profumo, però forse c'è un negozio che vende diciamo prodotti per il benessere e la cura della persona che dovrebbe averlo perché lui è follemente innamorato di questo profumo e si chiama Divinissime ed è uno dei parfum alla tuberosa, ma è un profumo buonissimo, che però io su di me non riesco ad apprezzare pienamente, invece su di lui mi piace un sacco. È un profumo stra low cost, perché stiamo al di sotto dei 10 euro, forse intorno ai 7 euro così. Lo si trova comunque anche online, quindi volendo lo potrei prendere online. Ed è una classica profumazione alla tuberosa, elegantissimo, corposissimo, è un profumo. Mi viene in mente proprio più una crema per il corpo alla tuberosa perché è talmente voluttuoso, denso, intrigante che mi fa più pensare, più che a uno dei parfum, proprio a un burro per il corpo. Lui lo ama follemente
E quindi sono contentissima perché lui effettivamente porta a termine i profumi, perché si fissa con un profumo e indossa sempre quello, ed è il modo migliore per portare a termine i profumi, cosa che io non riesco a fare perché sento sempre la necessità di cambiare. Dunque, sacchettino svuotato, adesso posso finalmente cestinare tutto. Spero che il video, insomma, vi sia piaciuto. E vi volevo sempre ringraziare per tutto l'affetto che mi dimostrate e mi scuso se ultimamente non riesco a rispondere in maniera costante, in maniera puntuale ai vostri commenti, ma voi sapete che li leggo tutti e lo farò assolutamente prestissimo. Grazie mille, vi do tanti tanti bacini, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ciao!